Amici di Piero da Salorno, per la terza volta, così concludiamo tutto il servizio sulla vita di questo giovincello, di qualche tempo un po' più Tempo vecchio fa. di me, ma di poco. Siamo lì, siamo lì come età. E incominciamo facendogli vedere il momento in cui lui, molto emozionato, lo vedrete, riceve il premio della Ciocchina. Mi permetto di aggiungere che Romano Isidoro Busnelli per la Cassina Ferrara è una istituzione perché non si è occupato soltanto di sport, ma con la sua anche capacità professionale ha dato una mano sempre dappertutto. Io penso soltanto a quello che ha fatto per la scuola materna Regina Margherita che c'è alla Cassina Ferrara e anche a tante altre persone che hanno collaborato con lui che oggi non ci sono più. È un premio che io penso lui vorrà almeno psicologicamente condividere con tante altre persone che insieme a lui hanno voluto tanto bene a questa parte di Saronno, la Cassina Ferrara, che fino al 1867 non era un comune a sé e che ancora oggi ha qualche velleità di non sentirsi saronnese, ma che comunque fa parte di questa nostra grande comunità ed è una parte anche della nostra comunità. Tanti, tanti auguri. Io l'avvocato l'ho conosciuto quando avevo tutti i capelli. 50 anni fa. Abbiamo fatto tanti anni insieme. Allora, Isidoro Busnelli, autentico sportivo e vero gentleman, ha da sempre respirato, vissuto e incarnato lo sport, quello vero, praticato nel reciproco rispetto, vissuto come crescita personale, collettiva, fisica ed emotiva. Grande Isidoro! Grazie Isidoro, grazie a te. Io dico solo due parole. Sono emozionato, prima cosa. Poi non so se proprio sono così meritevole di questo premio. Ho fatto quello. Piaciuto di fare, che mi divertiva. Io stare con i ragazzi mi divertivo. Per cui io questo premio non so se lo merito. Uno lo fa per divertimento, però devo ringraziare l'amministrazione comunale e devo ringraziare quelli che si sono impegnati, i dirigenti della sportiva e non solo i dirigenti. Sappiate che però io a Salorno ho fondato anche il tennis tavolo a Salorno. Perfetto. Ho visto che ti sei emozionata ancora una volta guardando il filmato. È vero? È vero, Ti io ricordi? sono così, sono un tipo sensibile. Ma è una cosa molto positiva essere sensibili, eh? È una Questo cosa molto. non sempre va bene, qualche volta bisogna essere dei duri. Vabbè, senti, facciamo una cosa. Adesso iniziamo la nostra chiacchierata. Diciamo un po', l'altra volta hai parlato di tutta la tua attività lavorativa, no? Adesso diciamo che sei in pensione, dimmi un po' tutte le cose che hai fatto in pensione, ovviamente hai fatto tutte le cose sul volontariato, vero? Sempre, Senza pretendere non ho mai preso un euro un euro. o una lira. Una lira allora. Senti, le prime cose che hai fatto nel campo del volontariato, dello sport, non so, qual è stata? La prima cosa che ho fatto è stata quella di aver fondato il tennis tavolo Saronno, perché io ero appassionato quando ero più piccolo,
allora giocavo. Adesso sono arrivati quelli, dopo sono arrivati quelli che mi battevano, allora ho pensato di fare una società, perché questi ragazzi lo meritavano. Erano tutti studenti, Mi dispiace che uno, il dottor Legnani, è già morto, gli altri è l'ingegner Raineri, che c'è ancora però, bravo professore, bravissimo. E poi c'ho il Cicchitti, che era il meglio a giocare, ed era il meglio. Ed era anche lui un laureato in qualche cosa, adesso non mi ricordo più che cosa. E la memoria è andata a farsi benedire. Dove giocavate i primi tempi? Giocavamo un po' dappertutto dove trovavamo il posto. Il primo posto che ho trovato è stata una saletta dove ci stava a malapena il tavolo, forse c'erano 50 centimetri di spazio tra una parte e l'altra e un metro e dietro, che era una saletta che ci aveva andato il CRAL delle Ferrovie Nord, là in quel palazzo delle Ferrovie, dove una volta c'era anche un campo da bocce dentro. Ho capito. Ecco, l'ultimo, che è l'ultimo palazzo, andando verso andando dalla cascina verso l'esterno, ecco, si trova questo di fronte al Medical. Di fronte al Medical, ho capito. Ecco. Senti, io invece ti ho conosciuto proprio nel campo del tennis, del tennis da tavolo, quando giocavate alla palestra della scuola della Cassina, sì. Erano i primi anni del 2000, adesso non mi ricordo l'anno, certo, esatto. Era l'unico posto, il tennis tavolo è sempre stato un po', diciamo, bistrattato, non riconosciuto, non lo so, anche adesso. Adesso? Sì, no, sì, anche adesso. Sono andato a vedere, ho visto che giocano in tanti, lì no, alla Bolciodromo, all'ex Bolciodromo. Come società. Ma non siamo stati capaci di avere una palestra, una palestra comunale, e il bocciodromo, essendo un servizio, si fa pagare profumatamente. E noi abbiamo dovuto aumentare le rette per poterci starci dentro, perché... Adesso che compito svolgi nel tennis tavolo? Cosa fai adesso tu al tennis tavolo? No, io adesso sono presidente onorario. bene. Questo vuol dire che ormai non ti fanno far più niente, perché alla mia età è meglio che vada, è meglio mandare avanti i giovani, te lo dico io. Beh, è giusto Piero, anche quello che stai dicendo, Piero. Però soprattutto sei ancora in gamba. Sì, però diciamo che i giovani hanno più forza, proprio forza vitale, hanno più vedute, e diciamo che organizzativamente il tennis tavolo Saronno io l'ho dato in buone mani, in buonissime mani. Ti riconosco, adesso non mi ricordo i cognomi, ma comunque li conosco. Sì. Alcune volte mi informano, vado lì a riprendere qualche partita, ma sono sempre un mucchio di tavoli. Noi abbiamo comperato 16 tavoli nuovi. 16 tavoli. 14 o 16 tavoli nuovi. Perché facciamo anche i campionati italiani, facciamo i campionati regionali, perché devo dire che il direttivo che c'è adesso, il consiglio direttivo, è competente, è competente ed è bravo. Oltre a essere bravi a giocare. Sono bravi anche a organizzare, perché bisogna, questo sport adesso è diventato uno sport che impegna tutto il giorno quasi, anche perché adesso abbiamo preso i paralimpici, quelli in carrozzina. Non sapevo questo. Sì, e abbiamo il campione, forse, non so, forse dico una stupidata, il campione europeo nei paralimpici, che ha 22 o 23 anni. Sì, però batte i normodotati.
Bisogna stare attenti con le parole. Bisogna stare attenti. Va bene. No, bene. Si dice l'ormodotati. L'ormodotati è giusto, ma se scappa qualche parola. No, ha detto tutte le parole. Parolacce non le dico. Vabbè, dai. Va bene. Senti, oltre al tennis, per quello che sappia io, tieni tantissimo all'amor sportiva. L'amor sportiva è, diciamo, assieme al tennis tavolo, è nei miei pensieri e nel mio animo, perché io è dal 1948 che sono all'amor. Quando è stata fondata? Quando è stata fondata io c'ero. Ah. Ed era uno di quelli che assieme al Don Mario ha aiutato a fare l'oratorio. Ah. Assieme al Don Mario e gli altri uomini che si impegnavano. Sì. Io ero un bambino, però mi usavano come corriere. Ah, andare, staffetta, andare a far fare, allora che era Filippini che aggiustava i carretti. Allora lui era attrezzato, aveva tutto. Allora quando si rompeva qualche scappello, qualche punta, diceva, ehi, magari vai dal Filippino, mettete a posto caratteristiche, i manici, il martello, un'infinità. Oh, mamma. Ecco. E stai seguendola continuamente. Anche l'altro giorno ho saputo da tua moglie, penso, sì, per telefono, che eri andato all'Amor. Certo. Ti ho telefonato, non c'eri, cioè all'Amor. No, io tutti i giorni ancora adesso vado, abbiamo un campo, io lo chiamo un campo in sintetico, perché è un campo tutti lo chiamano in terra, ma non è vero, perché è un campo in porfido macinato. Ah. È un campo di quelli lì, solo 2 centimetri di quel porfido lì, 4-5 anni fa ci è costato 11.000 euro. Credo. Non pensate che questo, questo porfido, qualcuno lo denigra. Ma come giocano? I giocatori cosa ne dicono? No, i giocatori lo usiamo come campo d'allenamento. Sì. E adesso, dato che è illuminato, facciamo anche le partite di recupero. Però bisogna stare attenti, io lo preparo tutto quando ci sono le partite, in special modo, entro al mattino con una rete apposta e smuovo, chiudo le buche, di modo che quando giocano è liscio come un biliardo, non ci sono buche, non c'è niente. E tutti si trovano bene, perché permette di giocare anche quando piove. Ah già, il porfido, oltre a drenare, il porfido per natura assorbe l'acqua. Assorbe l'acqua? Sì, il porfido per natura lui assorbe l'acqua, per conto suo già. Sì. Per cui diciamo che quello è stato un bel investimento, ed è un porfido che è dal 2000 che ce l'abbiamo. Per cui ha 24 anni. Avete fatto manutenzione? Sì, abbiamo fatto manutenzione. Abbiamo già rifatto due volte il coso, abbiamo già riempito due volte con 2 centimetri di porfido nuovo. Fatto passare. E il porfido poi ce lo danno. Il porfido arriva da qua su al monte, dove c'è una cava di porfido che lo macinano, e ci sono da due misure. Da 0,6 e 0,3 mm. Soltanto che se usi lo 0,3 mm è troppo polveroso, quando c'è il vento solleva un po' di polvere. Allora noi lo mischiamo, mettiamo qualche centimetro di questi qua e qualche centimetro di 0,6. Perfetto. Ecco, per cui diciamo che lo curiamo anche lui. Scusa, ma le squadre dell'Amor quante sono? Adesso sono 16. Abbiamo 400 e rotti ragazzi iscritti. Forse è la più grossa associazione di calcisti. No, della Lombardia. Della Lombardia? Sì. Veramente una cosa eccezionale è stata questa. E speriamo che continui ancora per tanto, eh? Io fin quando ci sarò ce lo metto tutto. Però sto calando, prima a fare quello che faccio adesso in quattro ore, ma non le devo dire, vabbè, adesso, ore.
Adesso ce ne metto 8. Ah sì? Sì, sono rallentato. Sì. Non sono più uno Stevie Gonzalez come prima. Sono ancora in gamba, che gambissima sei, dai. Non dico che trascini i piedi, ma... No. Senti una cosa, nel campo dello sport hai seguito questi due tennis e Amor, che è tantissimo. E basta. Specialmente perché l'Amor stai seguendolo ancora. L'Amor lo seguo ancora. Ho sentito il sindaco Gigi che diceva che tu hai parlato di un asilo, possibile? Sì. Che cosa hai fatto? No, io facevo parte di un consiglio degli asili di Saronno, allora, dove eravamo io, eravamo il ragionier Reina, l'avvocato Gilli, sto pensando chi c'era in questo consiglio, che curava tutti gli asili di Saronno. Curava in che senso? Venivano portate a noi tutte le necessità. Ecco, dell'asilo. Sì. Per la mia parte, è quando c'era un asilo dove non c'erano le lampade o si bruciavano, io facendolo di mestiere, e allora andavo perché non c'era bisogno. Per esempio, l'asilo della Cascina l'ho fatto tutto io, anche l'impianto elettrico. E anche quando hanno fatto l'ampliamento l'ho fatto io. E diciamo che il costo dell'Isidoro era sempre quello. Zero. Sì. facciamo un forfè, zero. Zero, forfettario. Forfettario anche, ma senza no, badare... perché io l'ho detto prima, se volete che vengo, voi mi dovete dire, fatemi il conto dopo, perché io i conti non li so fare. Non sono matematico, io sono un perito elettronico. Cosa vuol dire, fatemi il conto dopo? No, non forse. Sono capace di fare i conti, perché io sono un perito elettrotecnico, non un ragioniere. Per cui, vabbè, i soldi... Diciamo che io poi sui soldi sono un po' sbadato, perché non ci faccio proprio caso, per niente. Può essere un pregio, può essere un difetto. No, è un difetto. È un difetto perché adesso non ti riconoscono più... Quello che hai fatto? No, allora, perché prima facciamo un esempio. Sì. Io andavo, quando mi chiamava il Don Mario, il Don Luigi, andavo in chiesa, sì. Cambiavo le lampade, poi mi chiedevano sempre quanto costavano. Io gli dicevo, se me la paga anche lei, la lampadina costa il doppio, perché l'ho già pagata io, e se la paga anche lei, resta il doppio. Perché, ecco. Perché è così. Se tu fai una cosa, io poi quando mi parlano ascolto, quando ti dicono per piacere mi fai questo, vuol già dire che c'è qualche cosa dietro, per piacere. Questo è un piacere che tu mi fai, tu me lo chiedi per piacere, io te lo faccio, se poi ti chiedo i soldi, che piacere è? No, non è un piacere, questo è un lavoro dove tu ti fai pagare, a me queste cose non vanno giù. Vabbè, comunque. E di cos'altro possiamo parlare del periodo post-lavorativo proprio? Post-lavorativo io non ho avuto problemi di adattamento, perché molti stanno a casa in pensione, non sanno che cosa fare, tribulano. I miei colleghi di Milano, sono quasi in pensione, quando li sentivo allora, adesso li ho persi anche di vista, qualcuno è andato anche a trovare il Padre Eterno e mi dispiace naturalmente. Questa è la cosa migliore, e avere qualcosa da fare, cioè che ti tenga occupato sia la mente che le mani. E infatti, io glielo dicevo, ma non avete niente da fare, ma porco Giuda, io non riesco neanche a trovare il tempo per dormire. E voi non sapete che cosa fare. E gli dicevo, venite giù da me, che io vi do il lavoro sempre, vi do il doppio di quello che prendo io. Lo dico sempre anch'io questo. Vi dico una cosa,
Io adesso ho 85 anni, insomma, non so, faccio le cose, ma insomma comincio a avere delle piccole difficoltà e dovrò smettere, no? Per poter prolungare ho buttato in giro la voce che cerco delle persone che per così per spirito di comunità, fa questi video per ricordare. I video iniziali di 21 anni fa sono diventati video storici, poveretti questi che sono morti, è un ricordo vivo di alcune persone, no? Certo. Ecco, e allora, saluti dei ragazzi, ma alla conclusione mi dice, ma quanto mi dai? Ho detto, guarda, io in questo momento sto mettendo dentro i soldi perché compro le macchine, pago l'internet, faccio qui, faccio là. Se vuoi, non so, mettiamo della pubblicità, io l'ho detto, e difatti ho messo la pubblicità adesso su YouTube, la cosa vengono fuori 10 dollari, 20 dollari sì. Massimo al mese, vengono fuori pochissimo. Sì. E fa, oh no, dice, oh no, io sono bravo, no, ma non metti in dubbio che sei bravo, anche se non eri bravo, con me diventavi bravo. Tre persone che mi hanno chiesto i soldi, e allora dico, vabbè, no, io a questo punto non so cosa fare. Non posso darti. Ma non so, non è una, è una web TV, ma non è una cosa per guadagnare soldi, è per fare delle cose positive. Tutte nel mio sito web, nella web TV, non c'è niente di negativo. La cronaca, ammazzano uno, ammazzano quell'altro, quelle non esistono. Tutte le cose positive sono su di questi 21 anni. No, perché è una guerra, se tu sentite ai giornali è una guerra. Una guerra. Già abbiamo i giornali che dobbiamo tenerci informati, ma molto al cielo, ma che io vado a prendere quello che ammazza quello lì, quell'altro che ruba, quell'altro che cosa, ma lasciamo rifare. Sono pieni di quelle robe lì, i giornali. Mi sono messo. Io vedo raramente anche il telegiornale perché. Il telegiornale all'inizio era cosa. Una volta ti dava le notizie. Adesso che notizie ti dà? È successo un incidente, sono morti in quattro. Hanno fatto uno scontro, sono morti in sei. Venivano a casa dalla discoteca, sono andati sopra un palo e sono morti quattro giovani. E quelle sono le notizie. Allora, queste lasciamole parlare a loro. Queste sono le notizie. Stavo dicendo, ti ho interrotto in qualcosa. No, perché poi, questi li ho avuto anch'io, quello del pagamento. Perché un mattino mi si presenta uno sul campo rosso, io stavo facendo passare la rete e la posso aiutare? Io gli dico sì sì certo che mi può aiutare e lui mi fa allora ci mettiamo d'accordo dopo. No, se vuole incominciare possiamo incominciare subito, ma se lei vuole dire che ci mettiamo d'accordo dopo sul pagamento, io gli dico subito che gli do il doppio di quello che prendo io. E lui di risposta mi ha detto, mi va benissimo. Ho detto, e io di risposta gli ho detto, lei però non sa quanto cosa prendo io. Perché se lei sapesse cosa prendo io, allora non mi direbbe questa roba. Si allontanerebbe. E infatti se n'è andato. Allora, era un giovane o un... No, avrà avuto... Pieno di 60 anni, probabilmente era uno che era pensionato, che cercava di fare qualche cosa. Vabbè, se hai già la pensione, scusa, sono anch'io pensionato. Anch'io sono pensionato. Allora cosa ti... se prendo io la mia pensione per dartela a te, che cosa ci guadagniamo? I due guadagni solamente te? No, ho detto no. Guarda, io al massimo ti posso dare il doppio di quello che prendo io. E anch'io, tanto, c'è stato una volta un giocatore di calcio, non mi ricordo chi fosse, che l'ho pregato e facciamo un'intervista. E lui mi dice, ma quanto mi dai? E io, 500 euro. E fa, sì, oh, tu a me, gli ho detto. L'ha fatta lo stesso, però anche un'intervista, voleva farsi pagare un'intervista. Cosa pazzesca. Uno solo è capitato. Mi dai? Ma insomma, siamo qui a giocare, poi era una squadra, non era una squadra di qui, giocava qui a Saron, mi sembra con l'FBC, quella eccellenza, era una cosa, quanto mi dai?
la prima volta che mi sento una cosa di questo genere. E io gli ho avuto la protesta di 500 euro, gli ho detto. Poi ho aggiunto, tu a me. A me, e questo è il discorso che ti faccio, che ti faccio pubblicità. È comunque è difficile trovare i volontari. Sì, più di una volta. Più di una volta. Una volta, io mi ricordo inizialmente quante persone che collaboravano, facevano, avevano le loro idee. Adesso è rimasto un ragazzo, un gambissima, che allora aveva 30 anni, un po' di meno di 30 anni, adesso ne ha quasi 50. E quello volentieri lo fa perché gli piace, capito? Ma ti piace fare la cosa, è durato tantissimo, proprio 20, più di 20 anni è durato. Ma perché il volontariato, se non lo fai perché ti piace, non ti porta niente in tasca. Non devi sperare. Devi metterci di te. Senz'altro. Più delle volte devi metterci di te, non c'è niente da fare, perché, esempio stupido, vai a far fare una chiave, la paghi, perché quello là non te la fa gratis, giustamente, e dopo ti vai a chiedere i soldi, vai a chiedere 2-3 euro per la chiave. Ma neanche persone, non sono mica un pezzente. Va bene, dai. E allora si vede anche in queste cose, anche quando... Io questa roba non la dovrei dire. Io una volta ho preso dei soldi, ma eravamo sotto queste stagioni. Però ho detto, ma io ho preso questi soldi... Per che cosa li hai presi? No, per un lavoro che ho fatto, una cosa. Gli ho detto, ma non li posso tenere io questi cose. Gli ho dato all'associazione lì delle donne che hanno l'8 marzo festeggiato all'oratorio. Sì, non so, ho comprato i pasticcini, le pizzette e quelle robe lì. Era denaro che scoppava. Per cui... gli ho detto, a chi gli ho dato i soldi, gli ho detto, non dite a chi vi ha dato i soldi, voi dite che sono già pagate le cose e basta, se bastano bene, se non bastano ditemelo che ve ne do ancora, quello che manca, ovvio. Senti, per concludere questa breve chiacchierata, mi racconti un po' la tua giornata tipica di vita, cioè quando ti alzi, a che ora, ma così proprio per capire come fai ad arrivare a questa tua età, arzillo come sei, eh? È un esempio. Per esempio, alla mattina a che ora ti alzi? Adesso mi alzo 8:30. 8:30? No, la prima cosa che faccio è colazione, perché sennò resta in giro la roba in cucina per fino cosa a quando. Mangi? Oh, mangio. Adesso prima mangiavo il tè con i biscotti, adesso mangio il caffè d'orzo, sì, solubile. Perché caffè d'orzo? Così. Caffè d'orzo. Tu non l'hai mai assaggiato? No, è un solubile. Sì. No, no, è perché io ne mangio tanto, perché non mangio con i biscotti, non è che posso bere un tazzone di una tazza, una e latte no, il latte no. No, il latte fino a poco tempo fa lo mangiavo. Adesso mi fa. Non ti piace più. Mi fa qualche cosa allo stomaco, non lo digerisco più. Non lo digerisco più. Per cui era una bella tazza di caffè d'orzo con che cosa? Con biscotti, biscotti, pane, salame, pane. Questo subito appena alzato. Appena alzato, la prima cosa che faccio è bere un bicchiere d'acqua essenziale, liscia. Sì, sì. Dopo prendo le medicine, perché è inutile nascondersi. Ci sono. Le medicine le fanno e anch'io come gli altri le prendo. E poi dopo comincio a fare qualche cosa in casa. A lavare, a fare la barba, prima del caffè o dopo il caffè? Sì, prima. Ah, prima del caffè? Sì, prima. Se no dopo non c'ho più tempo. No, non c'ho più tempo, perché poi dopo la prima cosa che faccio è prendere la macchina e andare al campo sportivo a far passare la rete sul campo tutti i giorni. Ah sì? Tutti i giorni, perché... Lì si allenano più di 100 ragazzi tutti i giorni. Benché sia un sintetico di porfido, se non lo mantieni in piano, a giocarci sopra,
faccio passare la rete, adesso ho un telaio di ferro che ho fatto fare dove viene liscio come fosse nuovo, tant'è che adesso lo usiamo per fare le partite di recupero la sera. Stavo dicendo, poi dopo quanto tempo ci mette? Un'ora, due ore? Un'ora e mezza circa. Ah, poi dopo, per cui è già finita la mattinata in pratica. Sì, presa poco. Poi dopo guardo se è a posto, se sono a posto gli spogliatoi, se c'è qualche cosa, se c'è il gesso per segnare il campo. Mm-hmm. Se manca vado a prenderlo, vado a Cogliate a prenderlo perché spendo meno. Mm-hmm. Perché a Saronno spendo il doppio. Oh, va. Sì, sì. A Saronno io a comprare il gesso spendo 9,90 euro, mi pare. Se vado a Cogliate con 10 euro ne prendo due sacchi. E per cui faccio la strada andare. Sì. Consumo la benzina, ma la benzina è la mia. Va bene. Cosa vuoi? Dopo mezzogiorno mangi. Mezzogiorno o più tardi? No, mangiamo con mia moglie, mangiamo di solito a mezzogiorno, però diciamo che siamo un po' legati anche agli orari di scuola dei nipoti. Quanti ne hai? 7. Oh, 7, non lo sapevo. Io ne ho 2, tu 7 nipoti. Sono tutti figli grandi. Di? Sono tutti grandi. Figli di? E figli di... Di due. Sono figli questi nipoti? Sì, no, di... c'è dentro una sola femmina. Ah. Che è mia nipote, l'ultima, che è la figlia di mia figlia. Ah, ecco. Che io gli dico, te sei troppo bello, non sei una Busnelli. Però, come tutti adesso, a 18 anni vanno in giro con quelle robe lì, con quei calzoni lì che... Oh, vabbè, insomma, però anch'io c'ho una nipote di 18 anni, vedo come si veste. La vedi? Adesso è andata a farsi mettere un brillantino piercing, nel bomborino. Per cui deve farlo vedere. Certo, sì, devo far vedere. La maglietta un po' corta si vede. Io non so come fanno a non aver freddo. Ma io non so. Ma in effetti noi forse anche quando eravamo giovani non avevamo freddo, non lo so, ma non mi ricordo. Io ero sempre copertissimo d'estate. Eravamo coperti. Io d'inverno andavo in stalla. Ah. Nella stalla era il posto più caldo. Perché a casa mia sui vetri c'erano i fiori del ghiaccio. Ma tutte le case, tutte le case era così. In stalla cosa c'era? Una mucca? In stalla no, avevo il cavallo, e poi avevo due buoi da carne che compravo i vitelli. E poi li vendavamo, li vendevo al Mario Daruel, il macellaro, che era il papà del Fausto Gianetti che ha aperto la macelleria qua. Ecco, veniva giù quello lì. Ma bisognava stare attenti perché questo qua era un furbo. Peso. Per il peso, ma lui ti faceva fare la strada da qui a Rovello a piedi. E poi lui veniva sempre prima per vedere se gli davi da bere. Sì, te lo qua questo qua. E poi dovevi stare attento, perché quando andavano sulla bilancia, lui la testa del manzo la lasciava fuori, per cui gli metteva le mani sotto e gli teneva sulla testa. Sono tutti trucchi. Di allora. Di allora, adesso. Adesso non credo più. No, perché adesso vanno lì, poi mi faceva, mica portavo il carro per portare i manzi dalla cascina a Rovello, perché passavamo dietro le stradine dove c'è l'imperiale adesso, lì si attraversava la stradina in mezzo ai boschi e si arrivava a Rovello. Insomma, vabbè. Allora andavate nelle stalle perché lì era caldo, non costava niente. Insomma, come adesso ci fossero i caloriferi, erano gli animali i caloriferi. Wow, io d'inverno sempre si andava lì così, poi c'erano lì di solito mia nonna, le mie zie,
tutte vecchie, che dicevano il rosario. Per passare il tempo facevano, facevano, però facevano anche le calze a quattro aghi, senza, senza cuciture. Erano proprio brave allora. Sì, Adesso vai a fargli fare una calza a quattro aghi senza cuciture. Solo in montagna forse le fanno. Non lo so. Forse le fanno. Non ho mai neanche viste io. Io le ho viste come. Erano due. Gli aghi per fare quella roba lì però erano aghi speciali. Non avevano il terminale rotondo dove non si poteva tirarlo fuori. Va bene. Senti, per tornare dietro un istante, a mezzogiorno cosa mangi normalmente? Io sto cercando la ricetta per campare come te, eh. Ah! La mattina mangiavi quello. A mezzogiorno cosa mangi? La ricetta, io a mezzogiorno mangio di tutto. Cioè? Pasta asciutta, risotto, quello che... Sì, il risotto lo devo fare io, però. Ah, tu personalmente? Sì, io personalmente, perché... Che ricetta hai? Speciale? Una ricetta speciale? No, non c'ho una ricetta allora speciale. Cosa fai? Che risotto? Io lo curo. Lo curo? Cioè, perché... stai proprio, lo mescoli? E poi sto a guardarlo. Ma così si faceva una volta, Adesso mettono sul il risotto un bel po' di acqua, se ne vanno in giro e poi vanno a vedere cotto. Sì, gli danno una mescolata. Io lo sto lì, lo mescolo a un certo punto. Ma cosa fai? Cipolla fritta, giusto? Sì, faccio il cipolla. Olio, con poi olio fai rosolare. Extravergine, faccio rosolare il riso. Cipolla. Ah sì, la cipolla per prima, poi per il prima. Riso. Poi metto dentro il riso, faccio tostare. Tostare, perfetto. Quando è lucido, perfetto. Lo sfumo con un po' di vino. Sì. Poi brodo. Se c'ho lo champagne, bene. E se no metto il brodo. Che champagne metti? Lo champagne della Val d'Obbiadene. Ah, buono. Come si chiama? Il prosecco di Bordeaux. Viene buonissimo, buono. Buonissimo. Ma viene buono che il risotto. Sì, lo so. È fondamentale. Poi il brodo glielo metti lo stesso o no? Se metti... Gli metto il dado. Ah, il dado, sì, invece del sì. Adesso non si fa più il brodo. No, quando c'ho il brodo... A me piace il lesso, comunque ogni tanto me lo fa mia moglie. Ma anch'io lo fanno, di solito la domenica lo fanno. Ma poi dopo il brodo, a me piace berlo, lo bevo prima, lo bevo anche prima di mangiare a mezzogiorno. Il brodo con dei ravioli fatti in casa, è il piatto più bello che te lo qua. Una formaggiata di grana sopra. Secondo, mangi il secondo o no? Sì, il secondo sempre. A mezzogiorno sempre carne io. Carne? Sempre carne, al venerdì pesce. Ah, sempre carne? Sì, che dicono che non fa bene questa carne? Non so se lo fa, no, se no, fa no, bene. No. Se fa bene o no, non lo so. Che fai, bistecche carne, oppure? Di solitamente carne bianca. Pollo? Vitello, pollo. Ah. Bistecche di pollo, di tacchino, coniglio, capito. Variate, non mangio sempre la stessa cosa. Io è difficile in una settimana fare il mangerò la stessa cosa due volte, basta. Verdura ne mangi? Sì. Perché, ma poca, mi piace poca. La verdura e ce l'ho in giardino, però mi piace l'insalata e i finocchi, sì, crudi. Ah. Crudi. Crudi, perché quella cotta non ne fai, no? Però no, cotta mi piace poco, non so perché, non, è un gusto, è un gusto che non mi va. Non frutta ne mangi? Sì, frutta, io ho una pianta di kiwi che mi farà 2,5 quintali di kiwi all'anno. E riesco a consumarli? Non riesco a consumarli tutti, faccio la marmellata. Fai la marmellata di kiwi? Di kiwi. Sì, e adesso devo guardare perché d'inverno le conservo fuori, fuori... Coperti, ma... Coperti, fuori. Ma tutti fuori. Io infatti adesso quando lo vado là a prenderli è come appena raccolti, Sono duri, belli, sono maturi. C'è mio figlio che va matto. Ma fa, ma io... 2 quintali hai detto, ne fai. Sì, e anche di più certe volte. C'è mio figlio che va matto per quei cosi lì. Ma io non ho mai mangiato kiwi così.
così saporiti. Una volta non c'era il kiwi. No, quelli che comperavi. No, ma se li avete da bambini non c'era il kiwi. Oh no, non c'era, no, assolutamente, non era, non era un frutto. Non era un frutto, no. Non era un frutto italiano, no, no. No, 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 no. Tutto lì. Senti, poi fai la merenda anche? La merenda no, non la fai. Fra il pranzo e la merenda io, se sono a casa, è un continuo. Un continuo aprire e chiudere il frigo. Che cosa? Un cioccolatino, un biscotto con sulla marmellata, un pavesino. Tutte queste cose qua. Una cosa per, comune. Sì, per me è meglio non essere a casa, perché sennò consumo una montagna di corrente col frigo. Allora, sempre, sempre aperto e chiuso, aperto e chiuso. La sera che cosa fai? No, la sera di solito sto leggero, perché poi faccio fatica a dormire, perché io non ho limiti, dico sempre, quando ero più piccolo mi alzavo con fame, adesso non sono più capace, mi alzo quando ho mangiato, quando sono sazio. E invece bisognerebbe alzarsi con fame ancora. Cioè avere ancora un po' di appetito. Sì. Invece tu mangi per... Io mangio perché ho fame. Alla sera cosa mangi? Più la carne, no? No, no, la sera no. Formaggi? La sera di solito. No, formaggi pochi. Ah. Io mangio più che altro affettato. Affettati? Affettati, sì. Ah. Affettati la lingua, affettata per esempio. So prosciutto cotto, prosciutto crudo, bresaola, condita con l'olio. Buona. Per cui, cerco di difendermi. Cerco di mangiare meno, ma non ce la faccio. Ma stai bene, Crippio? Ma dovrei star meglio. Perché io avevo un professore che lui lavorava alla Marelli. Era un ingegnere e veniva a insegnare a Feltrinelli alla sera e mi diceva che lui alla sera quando mangia deve, anche al mezzogiorno, deve alzarsi da tavola con fame. Sì, ma lo dicevano tutti questa cosa qui, cioè, lo dicono tutti, alzarsi avendo ancora voglia di mangiare, ma lo fanno in poco, lo fare su. Si mangia, che dice basta. Basta, fin quando non ci sta più. Fin quando lo stomaco dice basta. Va bene, va bene. Ecco. E alla sera quando vai a letto? Alla sera non prima di mezzanotte. Ah, ecco. No, perché è quella bestia di quella televisione che mi rovina. Io vedo tutte le partite di calcio, le discussioni, queste robe qua. Adesso che c'è il cine, sto su a vederle anche la sera tardi. È un brutto vizio la televisione. Te lo dico. Ma no, non è vero. Piero. Non è vero. Andarti a letto alle 9 di sera, ti alzi alle 3 di mattina. Ma no, io non sono neanche capace di andare a letto a quell'ora. Appunto, per cui qualcosa... Qualche cosa devi pur ben fare, no? Sì, No, faccio tante parole crociate. Davvero? Sì. Questa è una cosa buona, mi dicono. Faccio tante parole crociate. La settimana enigmistica o qualcosa d'altro? Settimana enigmistica, no. È sempre tradizionale. Io sono una volta facevo, ero capace, adesso non lo so più perché non li faccio più, i rebus. Ah. Era una cosa fantastica, anche perché... Bene il cervello, certo. Il rebus. Essendo un lavoro di controllo, quando andavo al lavoro comperavo la settimana enigmistica al mezzogiorno, il giorno dopo la sera era finita. Perché io ero a quadro controlli, per cui se non succede niente non fa niente. Hai capito? E tu sei là in stazione elettrica, c'hai tutto il quadro, tutta la tua situazione. Ce l'hai davanti, se non si accendono le luci, non si accendono e non partono le sirene, tu sei là tranquillo, ecco. Non fai niente, ti pagano a far niente. Occorre, però ci vuole qualcosa. No, perché poi no, la cabina dove ero io avevo sotto 3 cavi che alimentavano l'ospedale maggiore. Sì, per quella cosa. E poi dopo alimentavano i tram sì. Al mattino, presto.
e l'illuminazione pubblica. Per cose pure importanti. Va bene, dai. E la mattina mi hai detto ti svegli verso le 8? No, verso le 8:30. No, anche alle 8. Okay. Ma poi devo dire che c'ho il vizio di fare ginnastica da camera. Io faccio mezz'ora di movimenti a letto. Sul letto? Sì, sul letto. Cosa fai? Piegamenti. Tiri sulle gambe. Sulle gambe. Ma con te aiuti o vanno su da sole? No, da solo. Cioè non fai no, così? Io aiutare. No. Chiedo. Sì. Se mi devo far tirare su, devo mettere su un gancio sul soffitto. No, beh, per esempio io più di tanto non riesco, però le tiro su così più sforzato. No, no, io le tiro su. Che bravo! Ma perché? Che esercizio? Questo e poi cosa fai ancora? Ah no, esercizi di respirazione. Respirazione. Cioè, naso, bocca. Naso. A letto? A letto, sì. Sempre, sempre a letto, dopo mezz'ora, tre quarti d'ora, abbondanti. E poi dopo, quando mi alzo sulla sponda del letto, faccio i piegamenti. Tenendosi così, e vai. Sì. Piegamenti li faccio anch'io sul balcone, li faccio. Mi attacco lui, va giù, su, su. Qualche cosa devi fare. Sì, bisogna tenersi in moto. No, se no, a parte il fatto che io, se voglio, ho una scala che va giù in taverna, che c'ho una taverna davanti, sì, e sono 18 gradini. Una volta la facevo 10 volte, su e giù, tutte le mattine, su e giù. Adesso la faccio 3-4 volte va bene. E faccio fatica. Va bene, senti, faccio fatica, pieno. Non lo voglio sentire sta parola. Eppure, guarda, quando vai dai medici, io ho provato ad andare dal medico, quando sei giovane ti guardano, ti visitano, quando c'hai la tua età. Ti dicono come me, cosa vuole, ha 85 anni, mi dicono. Questo mi dico, anche a te, cosa vuole, eh? A me dicono, peggio ancora, devi ringraziare il Padre Eterno di essere arrivato. Certo, c'è il suo cimitero, gli ho detto una volta, è pieno di quelli più giovani di me, ma io non voglio andare a fargli compagnia, abbi pazienza, gli ho detto, no, ti pare? No, questo è una cosa. Bene, che io senti, non so una cosa, dobbiamo fare una cosa, chiudiamo qui questa cosa e prendiamo, sì, un appuntamento fra 5 anni. Sì. Io e te, fra, sì, 5 anni ci dobbiamo risentire. Che a completare questo discorso. Questo 5 anni del 2029, non è mica poi tanto. Arriviamo tutti e due. Non è tanto. Ci troviamo ancora qui. Non proprio è tanto, perché io lo agendo, lo metto sull'agenda. Sì, sì. Questo qua perché è un posto ideale. Sì, vedi, non tranquillo, non ti disturba nessuno. Sei qua tranquillo, fai quello che vuoi. Va bene. Allora salutiamo coloro che ci ciao, stanno ragazzi guardando. In gamba ciao. Tutti. Ciao a tutti, è in gamba. E ricordatevi di far beneficenza. Amate i bambini perché i bambini sono il nostro futuro.